al SIGEP 2017 non si incontrano solo delle aziende che si occupano di oreca, ma ce n'è qualcuna che oltre all'oreca si occupa anche di vending. È il caso della Bar Italia SRL, proprietaria del marchio Fox Natural Quality, quello che vedete alle nostre spalle, e io mi trovo in compagnia di Antonio Pavone, che è il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda, che intanto invito a salutare. Benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Antonio Pavone e sono a capo di questa azienda, il marchio Fox. In realtà a me e mio fratello ci conoscono come Antonio e Massimo Fox, non come Antonio e Massimo Pavone. Ad ogni modo, intanto... Non hai nulla a che vedere col più noto Paolo Fox. No, assolutamente, noi non facciamo previsioni o oroscopi, però possiamo dire qualcosa per quanto riguarda le arachidi, gli snack, le patatine, le chips, tortilla chips. Qualcuno mi ha detto poco fa che ho fatto i capelli bianchi a vendere snack. È la verità, noi siamo produttori di snack da 30 anni. Abbiamo iniziato con le arachidi vendendo prodotti nei bar per aperitivo. Siamo cresciuti con l'happy hour nel bar. L'happy hour è stato un momento di tendenza fenomenale per l'Italia. L'aperitivo italiano è famoso nel mondo grazie a questo ambiente creato dagli snack e dalla qualità degli snack. Cosa succede oggi? Perché Vending TV ci avvicina, ci guarda, ci avevano già visto a Venditalia chiedendosi, dice, ma cosa ci fanno loro qui? Bene, cosa ci facciamo? In realtà dal mondo del vending emerge forte una domanda di qualità, una domanda di qualità e di professionalità, perché il mondo del vending è un mondo veramente avanzato sotto questo profilo. Noi abbiamo raccolto questo input, che per la verità viene dal mercato in generale e quindi anche dal vending, di prodotti naturali al 100%, che abbiano una lista di ingredienti pari allo zero, cioè dove non ci siano nessun artificio, dove la chimica non interviene, perché spesso nei prodotti il sapere è diventato sapore. Nel nostro caso è il prodotto che ha un sapore. Traduco. Noi vendiamo mandorle, non vendiamo mandorle salate o mandorle e qualcos'altro, vendiamo mandorle naturali al 100%, senza sale, che anche questo è un input che sempre di più viene dal mercato, dai consumatori, i consumatori sempre più consapevoli di cosa mangiano, di cosa vogliono mangiare, di cosa si aspettano dal cibo. Nel senso che la consapevolezza non è più è buono, mi piace, bensì se mangio questo che vantaggio traggo. Anche perché c'è anche un'altra consapevolezza, che nessuno si separa volentieri dai propri denari. Quindi anche una spesa, seppur modesta, seppur piccola, oggi viene ponderata. Ecco perché abbiamo deciso di investire quasi tutti i nostri risparmi, se mi passate il termine, anche se poco professionale, però rende l'idea. Tutta la cassa aziendale l'abbiamo investita su un progetto sul 20 grammi in monodose, un progetto che, oltre alla parte grafica, che magari è stata curata da una primaria agenzia, ma questo è irrilevante perché tanto quello che vale è il prodotto, bensì abbiamo puntato su dei contenuti, perché alla fine è la sostanza quella che conta. Abbiamo una busta di 20 grammi di prodotti naturali al 100%, fatti per un target che va dai 5 agli 85 anni, anche 100 anni, però normalmente è quello il target considerato attivo per la spesa, a cui possiamo raccomandare solamente di mangiarne una al giorno, non 10 al giorno, perché ogni tanto l'uso abuso poi è quello che... La frutta secca non è vero che fa ingrassare, la frutta secca fa bene se ne mangiamo 20 grammi al giorno, però tutti i giorni. Io ti interrompo a questo punto perché avrete notato che certamente lui è bravissimo, è un fiume in piena, ma io devo dare spazio anche a tuo fratello Massimo, che è il responsabile commerciale dell'azienda e che naturalmente ha da dire qualcosa in merito alla gamma dei prodotti, alle confezioni, a come si presentano e quanto potrebbero far bene ai consumatori finali, oltre che naturalmente ai gestori che li inseriscono nei distributori. Buongiorno Massimo. A voi tutti buongiorno.
allora, come ha già anticipato mio fratello Antonio, è un prodotto naturale al 100%. Ma perché questo? Perché il consumo è cambiato, cioè cultura in quello che si mangia. Quello che prima accadeva fuori casa, nei locali, oggi è arrivato a casa. Basta guardare nella grande distribuzione che si trova frutta secca. Allora, nelle aree di servizio, anche nel bar, che la signora Maria che la mattina accompagna il bimbo a scuola, si fa la colazione. Nei grandi alberghi c'è la frutta secca. Ed ecco che nello yogurt, con il latte, ma soprattutto nelle scuole oggi, occorre avere delle regole. Nelle palestre, nelle piscine, che oggi è sempre più diffuso, si sta ritornando alla cultura del bere e del saper mangiare. Ed ecco che il nostro formato da 20 grammi in 6 gusti, dai i semi sgusciati, le nocciole, le mandorle, un misto studenti, gli anacardi e altro, c'è anche un espositore fatto appositamente, completo, per far capire al consumatore finale che 20 grammi al giorno sono 20 secondi in più di vita ogni giorno. E 20 secondi in più di vita al giorno, moltiplicato molte migliaia di confezioni, insomma, possono portare a un profitto. Vedete, il secondo noi... Possono anche allungare tanto la vita. Certamente, il profitto inteso in senso lato, molte aziende hanno inserito proprio al loro interno un healthy program, un programma di salute, di attenzione a tutto questo, di sostenibilità. Questa parola sostenibilità significa tutto e non significa niente. Anche nelle piccole cose noi possiamo essere sostenibili. Noi abbiamo fatto questa scelta, è una scelta di campo, è quella di parlare chiaro, di essere senza fronzoli, forse di essere fin troppo semplici, però chi... il consumatore, ma le persone ormai tutte non hanno più l'anello al naso. La semplicità significa avere delle regole e delle discipline molto severe. Un prodotto come questo è un prodotto che controlla l'intera filiera e arriva al palato del consumatore senza nessuna manipolazione. È questo che non può che premiarci alla fine, anche perché i nostri nonni lo mangiavano, i nostri bisnonni, chiunque. Io ho fatto un test con il mio vecchio papà che ha detto: oh, finalmente della roba buona. È stato il miglior complimento che abbiamo ricevuto. Antonio, voi avete creato un packaging per tutta la vostra gamma molto accattivante, una confezione monoporzione comodissima, 20 grammi, molto sottile, smart, per dirla secondo le nuove regole della comunicazione, ma avete anche degli espositori per il settore Horeca, delle confezioni ridotte per il settore vending. Quali sono le vostre aspettative nei prossimi mesi / anni dal segmento della distribuzione automatica? Bisogna lavorare per far sapere in giro che questo è il vero futuro. Ma molti operatori della distribuzione automatica e del vending sanno benissimo, e ora il problema è far diventare tutto questo un business, un lavoro, un profitto. C'è una cosa che ci sta aiutando tutti nell'agroalimentare, che è questo fenomeno del food fashion. Ormai il cibo è moda, è l'ultima frontiera del lusso. Quindi perché non il lusso anche nel vending? Cioè i 20 grammi di mandorle, 20 grammi di student mix con l'uvetta sono un piccolo lusso che alla fine tutti vogliono e vorremmo e alla fine possiamo permetterci. Non stiamo parlando di un maglioncino di cashmere da 1000 euro, ma di cibo con una serie di caratteristiche positive. La fashionizzazione, questo fenomeno del fashion nel food, incontra moltissimo il nostro prodotto, perché il nostro è un prodotto da impulso, quindi che premia, uno si concede un piccolo premio. Questo ragionamento lo può approfondire ancora meglio mio fratello, che di vendite si occupa quotidianamente e raccoglie proprio questo input, perché poi le marginalità riservate da questi prodotti sono oggettivamente importanti in termini percentuali, quindi possiamo davvero stare, la nostra battuta sicuramente è soddisfacente, per usare un termine tecnico caro agli amici del vending. E allora Massimo, fatti un po' più in qua in modo che possiamo, ecco, io mi metto al centro, allora vi chiedo scusa. Allora Massimo,
una proposta per i gestori della distribuzione automatica. Avete una gamma abbastanza ampia, avete delle patatine in formati diversi, di tipo diverso, avete il prodotto vegano. C'è qualcuno che potrebbe dire però chissà quanto cosa, chissà che quantitativi bisogna acquistare. Sfatiamo questo mito. Guardi, un signore proprio prima del vending è passato e ha detto: guarda, un euro si può spendere per una bottiglia di una bevanda. È dura far capire che si può spendere per uno snack, ma è anche vero che le vecchie patatine non vanno più bene per la questione degli oli. Noi siamo l'unica azienda per ora, o tra le pochissime, ad avere olio di girasole su tutte le nostre patatine. E soprattutto la frutta secca sta entrando sempre di più nelle scuole, nelle palestre, che sono oggi regola fondamentale di vita, e nelle aziende, per sopravvivere e stare meglio, occorre essere in linea con le normative e la naturalità delle cose. L'invito nostro è 100% naturali, 100% di nuovo successo. Ecco, allora, 100% naturali significa che ha capitolato. Quando vi capita una gara in cui vi dicono: beh, devono esserci dei prodotti naturali, devono esserci dei prodotti privi di grassi saturi, sappiate che qui, ecco qui, la facciamo vedere, ce l'ho tra le dita, qui abbiamo un prodotto naturale al 100%, al 100%. Avremo modo di approfondire ulteriormente proprio questo argomento nell'ambito della nostra continua ricerca dei prodotti sostenibili dedicati alla distribuzione automatica e del segmento alimentare e del segmento del beverage, attraverso la nostra rivista Vending News e il nostro portale di informazione vendingnews.it. Massimo, ci sentiamo, ci vediamo, ci leggiamo presto. Saluta gli amici di vendingtv.it. A voi, buonasera a tutti. Antonio, saluta anche tu gli amici di vendingtv.it. Grazie per l'attenzione, siamo sicuri di fare un lavoro fatto bene. E ricordate che Antonio e Massimo non si chiamano Fox di cognome, perché Fox è il nome del brand che loro propongono. Non andate via, abbiamo tanto altro da mostrarvi qui a SIGEP 2017.